Amici di Caffè 24, buonasera, bentornati al notiziario sportivo. Allora, la notizia è fresca fresca di soltanto 2 ore fa. La Corte federale ha respinto il ricorso del Calcio Padova in merito alla partita di Carpi. Allora, un evento un po' particolare, direi quasi storico, perché come vedete anche in sovraimpressione in questo momento il comunicato proprio della Corte di giustizia federale. E Padova quindi perde il suo ricorso dopo tanti mesi di attesa. In altri tempi sarebbe stato diverso e per questo motivo oggi, proprio visto che siamo anche a un'ora dalla ripresa del campionato dei biancoscudati, siamo in due a condurre questo telegiornale giusto per commentare in primo luogo la notizia di questo ricorso respinto. Allora, Francesco Cocchiglia con me. Buonasera, Etaenea. Una tua opinione su questo fatto che secondo me crea un precedente davvero particolare. Ma diciamo intanto, al di là del precedente particolare, è una decisione che in tutta onestà non era attesa. Erano balenate alcuni soffi da Roma. Si era avuta forse l'impressione che potesse andare diversamente rispetto a quello che era successo col giudice sportivo qualche mese fa. Così non è stata, una decisione che lascia un po' esterrefatti sia in Viale Rocco che ovviamente noi che ci occupiamo delle vicende biancoscudate, una decisione che ovviamente non sappiamo sulla base di cosa sia stata presa, perché la Corte federale, l'avete visto dal comunicato, non ha dato le motivazioni di questa scelta, ma ha semplicemente detto che il ricorso del Padova, quindi contro insomma, quello che aveva detto il giudice sportivo, cioè che c'era stato un boicottaggio esterno, non era stata colpa del Carpi se in occasione della partita dello scorso agosto si erano spente le luci. La Corte federale ha semplicemente detto che il ricorso del Padova è respinto. Non sapremo il perché finché non verranno depositate le motivazioni e sicuramente questo crea un precedente pericoloso perché si tratta di un blackout evidente sotto gli occhi di tutti quello che è successo allo Stadio Braglia. Non si erano spente tutte le luci ma solo alcune, quindi evidentemente era solo qualcosa che non funzionava, non era proprio saltato tutto o c'era stato un boicottaggio così evidente. È un problema adesso, è un problema soprattutto per il campionato del Padova. Allora, tu ne parlavi anche dal punto di vista dell'aspetto tecnico, però io direi che proprio dal punto di vista federale e di regolamenti si sta creando veramente una situazione particolarissima, anche perché ai miei tempi, lo ripeto sempre, la decisione sarebbe stata presa nell'arco di 24 ore, qui si è andati avanti per quasi oltre 4 mesi per poi giungere alla conclusione che il ricorso del Padova viene respinto. La, ecco, Esattamente. allora, ne parleremo, avremo modo di parlarne anche la prossima settimana nel corso dei nostri TG sportivi. Veniamo però in clima campionato, perché proprio questa sera, fra meno di un'ora, dicevamo, riprende il campionato del Padova, impegnato in Sicilia a Trapani, una partita alquanto insidiosa. Allora andiamo a vedere quello che rimane della classifica, che rimane quella che La era, classifica rimane quella ovviamente. che è, perché il Padova, se avesse vinto il ricorso quest'oggi, avrebbe Eccola qua. potuto beneficiare di 3 punti che sarebbero arrivati immediatamente. Quindi il Padova sarebbe salito, lo vedete qui a quota 18, sarebbe salito a quota 21, raggiungendo Novara e Cittadella. Così non è stato, si rigiocherà dal 27° del primo tempo. La Lega dovrà stabilire entro i prossimi giorni quando si rigiocherà questa partita. E il rischio a questo punto è che si arrivi addirittura ad un doppio scontro ravvicinato, perché possiamo intanto rientrare in studio. Un doppio scontro ravvicinato, dicevo, perché sabato prossimo si gioca Padova-Carpi allo Stadio Eugenio. È già tempo della seconda di ritorno, non è ancora finita la seconda di andata, è tempo di seconda di ritorno. Se la partita venisse posticipata, venisse fissata per la settimana successiva, si potrebbe giocare Eugenio sabato, martedì al Braglia di Modena contro il Carpi. Sarebbe una cosa particolare, molto, molto strana, ecco. Certo, allora abbiamo visto la classifica che rimane immutata, ovviamente con Padova e Carpi con una partita da recuperare. Allora, entriamo in clima campionato, dicevo, fra poco il Padova scende in campo a Trapani e noi abbiamo preparato intanto le formazioni, no, Francesco, Sì, per quanto andiamo a riguarda vedere questa intanto quella del partita. Trapani, che sono i padroni di casa, una delle squadre rivelazioni di questo campionato, con Mister Boscaglia che veramente ha saputo trovare la combinazione giusta dei suoi giocatori. C'è quello spauracchio Mancosu lì in avanti, che naturalmente è l'osservato speciale di questa sera, il capocannoniere del campionato, 4-4-2 per la formazione siciliana. Si ricomincia un po' da dove era incominciato tutto, no? Dalla Coppa Italia, da quella gara persa 1-0 dopo la vittoria sull'Entella. Trapani, che poi venne a Lugano alla prima di campionato, vinse 2-0, quindi gli incubi sono vivi. Questa sera allo stadio di Erice servirà naturalmente una grande prestazione da parte della squadra di Mutti, una formazione rivoluzionata rispetto a quella che avevamo lasciato un mese fa ad Avellino. Magari possiamo anche vederla in grafica, perché ci sono già dei nuovi innesti, alcuni dei
dei nuovi acquisti saranno in campo, no? Stasera, sì, alcuni per necessità, altri proprio per scelta di Mutti. Vediamo qui Almici, esterno a destra in difesa, prende subito il posto di Santa Croce che si accomoda in panchina. Giocherà Moretti a centrocampo, Cuffa è dato in panchina nei ballottaggi dell'ultimo minuto, in prota giocherà davanti perché Melchiorri non sta benissimo. Rocchi probabilmente è l'unico certo del posto lì davanti, anche Pasquato, sappiamo che c'è stata un po' di maretta fra lui e mister Mutti nelle scorse settimane. Pasquato dovrebbe giocare, ma naturalmente fino all'ultimo è tutto in forse. Diamo per certo in questo momento le presenze di Rocchi, di Musacci e dei tre dei quattro difensori probabilmente, oltre che di Mazzoni ovviamente. Questo dovrebbe essere il Padova di questa sera. Allora, molta curiosità per vedere all'opera soprattutto i nuovi e soprattutto per vedere se il Padova saprà reagire a questa situazione che si trascina da inizio campionato e c'è una classifica decisamente da migliorare. Chiudiamo qui la parentesi Padova per il momento, anche se vi rinviamo ovviamente a collegare in orario della partita, sempre con la nostra emittente radiofonica Radio Italia anni 60 per la radiocronaca diretta di Antonio Mazzagatti, e da studio coordineremo ovviamente. Ci saremo noi due. Sì, a seguire questa partita importantissima. Bene, quindi l'appuntamento per i nostri tifosi, una serata a trascorrere tutta sui canali di Caffè 24 e di Radio Italia anni 60. Parliamo sempre di Serie B, occupandoci del Cittadella che torna in campo affrontando però al tombolato, quindi in casa, lo Spezia. Anche questa è una partita insidiosa, ma soprattutto il Cittadella, che manca dalla vittoria da tantissimo tempo, pensate un po', deve assolutamente ritrovare i tre punti. Questa è la parola d'ordine, lo sentiamo anche nel servizio di Giacomo Borile. Il campionato di Serie B riparte anche per il Cittadella, che domani affronterà al tombolato lo Spezia, squadra che viene da una pesante sconfitta interna, subita contro il Latina per 4-1. Pur i Granata arrivano da una sconfitta, seppur meno pesante, contro il Lanciano per 2-1, subendo il secondo gol nell'ultimo minuto di recupero. Sarà una sfida interessante quella che andrà in scena al tombolato, con il Cittadella che dovrà cercare di tornare alla vittoria tra le mura amiche, che manca ormai da troppo tempo, da quel 13 ottobre che vide i Granata vincere il derby contro il Padova grazie al gol di Coralli su rigore. È arrivato il momento di dare una svolta alla stagione, è arrivato il momento di tornare a vincere e a festeggiare con i tifosi, che tanto sperano nella salvezza. Il Cittadella inoltre potrà puntare anche sugli ultimi acquisti, tra i quali il talentuoso Juan Ignacio Surraco, che potrebbe diventare fin da subito un'importante pedina per lo scacchiere di Foscarini. Bene, allora tutti al tombolato domani, sperando che il Cittadella trovi finalmente i tre punti che mancano dal derby del girone di andata Cittadella-Padova. Allora, vediamo anche quello che è il programma per tutti gli altri sport, un altro servizio preparato dal nostro Giacomo. Il weekend sportivo padovano è dominato dal campionato di eccellenza di rugby. Quella che va in scena domani non è una gara decisiva, siamo solo a gennaio, ma una sconfitta per i petrarchini potrebbe significare l'addio definitivo, o quasi, al treno dei playoff. Rovigo invece potrebbe anche permettersi il lusso di perdere. Finora infatti il suo score di 7 vittorie, un pareggio e neanche una sconfitta garantisce al gruppo allenato da Frati e De Rossi la vetta della classifica, con 4 punti di vantaggio sul Calvisano. Questa del resto è una di quelle partite che vale molto più di 5 punti. Vincere il derby dà morale, sicurezza, fiducia nel gruppo. Perderlo potrebbe minarle. Rovigo avrà poi a disposizione anche Mirko Bergamasco, rilasciato dalla nazionale dove sta preparando il 6 Nazioni, un'arma in più per una squadra che non può contare su Stefano Basson, infortunato per circa un mese. Per la Serie A2 di pallavolo maschile, la Tonazzo Padova sarà di scena in trasferta contro l'Iteli Milano, nella gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno. All'andata era finita 3-1 per i patavini, che dovranno cercare di mantenere il primato in classifica, visto che distano solamente 4 punti dalla seconda Frusinata e Sora. Per la Serie A di basket femminile, il Fila San Martino, dopo la sconfitta contro l'Avezzini Parma, gioca ancora in casa contro il Priolo, squadra con 2 punti in meno delle Lupe, che all'andata portò proprio a quest'ultima la prima vittoria in Serie A. Sarà una sfida quindi da non perdere, con le Lupe obbligate a fare punti per evitare la retrocessione. Con questo
questo è tutto anche per questa settimana. L'appuntamento è rinviato ovviamente con il TG Sport di Caffè 24 a lunedì prossimo, sempre 19.45 con replica a mezzanotte. Però voglio anche ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 20.30, saremo in diretta su Radio Italia anni 60 per la radiocronaca di Trapani e Padova. Quindi Francesco, se vogliamo rinnovare l'invito ai nostri... sintonizzatevi sulle nostre frequenze 94.6 e 107.7 dalle 20.30, collegamento da studio, poi ci trasferiremo a Trapani dove ci sarà come sempre Antonio Mazzagatti per raccontarci tutta la partita in diretta. Non perdete questa partita importantissima per il Padova. E avrete anche modo di inserirvi in trasmissione mandando i vostri sms ovviamente al numero che vi comunicheremo, il 392-321-3210. Bene, appuntamento a fra pochissimo quindi su Radio Italia anni 60. Grazie e buona serata a tutti. Arrivederci.